era già facile prima prenderti in giro. No. Non mi aspetto che tu capisca lo stile europeo. Hai forse fatto la pipì su un cavo scoperto? Sei grande. Ehi, dimmi della tipa di ieri sera. Oh, beh, è vegetariana. No, poi? Il marito è un vegetale. Cosa? È sposata e il marito ha 900 anni, perlomeno. Scherzi. È bella? Sì. Lui è ricco? Mm-hmm. È un classico. Quanto è vecchio questo tizio? Oh, beh, mettiamola così. Pare sia stato un eroe nella... Un attimo, aspetta, possiamo fermarci un secondo? Cos'hai? Tu non mi conosci bene, ma devi sapere che ho una grande integrità morale. E farlo sapendo che tuo marito è fuori dalla porta per me è dura. Vuoi che lo metta su un taxi per un paio d'ore? Non credo che mi aiuterebbe. So che in effetti non sono single, ma cerco di capirmi. Victor aveva 80 anni quando l'ho sposato e oggi, dopo 12 anni, è ancora vivo e entrambi usiamo delle macchine per superare la notte. Ma come diavolo vi siete conosciuti? Facevo lo strip e lui era su una sedia a rotelle. I nostri sguardi si sono incrociati e facendo la spaccata ho capito che l'amavo. Molto romantico. Non mi aspetto che tu capisca cosa vuol dire dipendere da qualcuno che provveda a darti un tetto sopra la testa e la vita di lusso sfrenato che ti meriti. Oh, ma tu sei la mia anima gemella. Sì. Vado io? È per me. Sorpresa! Con tuo marito? È il nostro anniversario. Non mi pareva giusto lasciarlo solo. Beh, non se la sarebbe presa. Ma prego, entrate pure. Meghan, ricordi Walden? Walden, lui è il marito di Meghan, Victor. È il loro anniversario. Salve, Victor. Molto piacere. Sì, tutto normale. Mi dareste una mano? Lo vorrei portare sulla veranda. Oh, certo. Guarda, Victor, l'oceano! Lui c'era quando hanno scoperto l'America. Questa è bella, ma tecnicamente Colombo non è stato... Tace. Certo, gli compriamo una torta. L'hai guardato? È già un semifreddo! E poi si agiterebbe con tutto quello zucchero. Oh, attenti tu! Ascolta, c'è... Perché proprio lei fra miliardi di donne che ci sono al mondo? Non lo so, è come una potente calamita sessuale. Io sono il suo frigorifero del sesso. Che cavolo significa? Non lo domandare a me, ma tu devi fare da badante alla salma mentre io faccio da badante alla moglie. Oh. È il loro anniversario. Ti hai rifatto un nuovo amico, Vic? Ti piace Vic? E vada per Vic. È questo che mi aspetta, Vic? Uno vive cercando di essere una brava persona, sgobba per ottenere qualcosa e finisce prigioniero del suo corpo mentre l'amore della sua vita fa acrobazie con un idiota che ha incontrato in un bar. Se è così, è meglio morire ora. Vic! Vic!